Vice nasce come casa editrice, quindi come publishing company, e oggi, mantenendo vivissima la parte di publishing, ha aggiunto a questa attività tante altre sotto o attività collaterali. Noi siamo sempre stati molto diretti sopra le righe, senza troppi veli. C'è veramente un percorso inverso, no? Quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che alcuni contenuti nati sulla televisione venivano poi trasferiti in termini di fruizione sul media digitale e poi sul web in senso esteso, YouTube, una serie di altre piattaforme. Vice rappresenta proprio il percorso inverso, cioè una serie di contenuti che nascono con un linguaggio web che diventano così forti identificativi da essere richiesti dai media tradizionali. Quel tipo di taglio la televisione non riesce a dartelo, per ovvi motivi, però proprio per un limite fisico di palinsesto, di linguaggi, di struttura. E Sky in questo è una delle realtà più, secondo me, più illuminate, perché ha fatto uno sforzo importante nell'identificare in Vice un partner adeguato per poter dialogare. L'ultima ora che noi lanciamo in video con un fascione grande che ti dice l'ultima dichiarazione del Premier o la bomba scoppiata, eccetera, sono adesso sempre anche dei tweet mandati dalla redazione multimediale. Se una televisione o un media in generale vuole stare ancora tra i preferiti di coloro che vogliono informarsi, necessariamente ha bisogno di una piattaforma digitale, non solamente online con il sito internet, ma anche application, essere disponibile sui vari tablet e avere adesso un account Twitter che funzioni, perché chi si vuole informare Twitter lo usa molto. Allora, tra web e TV in questo momento la convergenza è andata di fatto e anche la RAI ha deciso di avere questo sito unico di informazioni proprio per essere in grado di studiare le frontiere della narrazione in ambiente digitale. Quindi stiamo lavorando al sito, che è ovviamente alle sue fasi iniziali, un sito che verrà sviluppato nei prossimi mesi e che nel frattempo però ci mette già fortemente in discussione sul nostro modo di lavorare al quotidiano, perché ci rendiamo conto che il nostro modo di vedere il pezzo chiuso da televisione non è più sufficiente, quindi anche i giornalisti, gli inviati, quando si occupano di una cosa iniziano a pensarlo sulle diverse piattaforme, quindi lo pensano per il video, per la televisione come al solito, ma lo pensano magari con una foto gallery che serve per il sito, fanno un video più corto che serve per il sito, twittano mentre le cose succedono. Insomma, questo nuovo sito sta influenzando fortemente anche il nostro modo di lavorare.